La forza della semplicità. In questa pagina di Vangelo, Gesù risponde al desiderio innato nel cuore di ogni uomo di realizzare e di compiere qualcosa di bello nella propria vita. I discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: "Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?" C'è in loro il desiderio di una vita piena. Come non accontentarsi di un'esistenza mediocre? Senti mai il desiderio di fare qualcosa di grande? Nel regno dei cieli, essere grandi vuol dire avere un ideale per il quale spendere la propria vita. Allora chiamò a sé un bambino e lo pose in mezzo a loro. La grandezza, secondo Dio, non segue la logica dell'uomo, ma in direzione opposta indica una strada. E disse: "In verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli." Convertirsi significa cambiare mentalità. Che idea sbagliata ho sul progetto di Dio? Diventare bambini, cioè nella logica di chi si affida e si fida di Dio. Nel mio ideale di vita, che spazio ha Dio? Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. È la piccolezza di chi vede in ciascuno la grandezza di Dio. Dio ha un progetto di felicità anche per te. Cosa ti spaventa della volontà di Dio? Cosa significa per te essere come i bambini? E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome accoglie me. Dio sta sempre dalla parte degli ultimi. Come aiuto e accolgo i più poveri? So amare senza fare calcoli. Guardate di non disprezzare uno solo di questi bambini, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. I bambini sono la parte più preziosa e fragile della società. So essere di esempio e di aiuto per la crescita dei più piccoli. Donami, Signore, di ricercare la Tua volontà anche quando mi costa fatica e sacrificio. Medita la parola di questo Vangelo e se ne hai occasione scrivi un breve commento. Iscriviti al canale e attiva la campanella per le notifiche. Grazie!